si arricchisce, no? E che evidentemente poi spinge. È un'analogia un po', insomma, irriverente che mi veniva da... Se prendiamo gli episodi bellici della Seconda Guerra Mondiale, no? Quella che è stata qui, la Germania, tutto il male che si può dire, per carità, del nazismo, delle cose eccetera, mi pare che ci sia una situazione molto più feroce di quegli anni lì. Io sono stato in un incontro con Franco Cardini, che è una persona che si esprime senza paura, liberamente. Dice che se quest'anno si aprono gli archivi di Washington e di Mosca, gli storici dovrebbero poi fare una qualche rivalutazione del nazismo, di quello che è stato, di quello che ci è stato raccontato, insomma, ecco, per le... E comunque, cosa? No, la domanda che come noi ne andiamo, ne usciamo, e sull'Europa, e qui io penso che la soluzione sia non solo riformare tutta questa Europa, ma porci il problema del rapporto con gli Stati Uniti e quindi la NATO, e porci il problema dell'unità continentale eurasiatica, perché quella lì è la nostra unità, perché questa situazione in cui ci troviamo, di una Germania sotto il, di un'Europa sotto il tallone della Germania, che a sua volta ha un contatto strettissimo con gli Stati Uniti, e cioè non se ne esce se non con una reazione di forte di questo genere. Noi abbiamo detto che dobbiamo uscire dall'euro. Certo, se l'euro è uno strumento che consente alla Germania di fare quella stessa politica che ha fatto con l'Est, noi questo euro, noi assolutamente è il nostro suicidio, è il cappio al collo che ci siamo dati da solo, quello se ne deve uscire. Mi fermo. Grazie. Anche perché se proseguo poi lì non... Potete alzarvi una alla volta e venite qui per le domande. Vai, vai. La mia domanda è vera, premesso che quello che dice il professore forse sia vera, tanto è vero che qua davanti abbiamo la bandiera dell'Unione Europea ai noi, quindi sta diventando tutto pervasivo. Il mio leggero fuori argomento, se riesce, se il professore sa a decifrare un po' quello che sta succedendo, questo balletto tra Tsipras, la banca centrale, secondo quello cosa ne pensa, insomma, come poi andrà a finire? Grazie. Volevo chiedere, a proposito di questo quadro generale, per quanto riguarda il discorso del pareggio di bilancio in Costituzione. Scusate, si può rispondere per una domanda per volta, perché altrimenti poi si perde proprio il senso delle domande. Forse accumulare qualche domanda non è male. Come preferisce? Come, cioè, non è... Possiamo cominciare a rispondere a queste prime tre. Ok. No, vai. Allora, io vorrei cortesemente che tu ci spiegasse meglio questo finanziamento di 1.000 miliardi dell'Europa che stanno facendo di stampo della moneta, che stanno facendo adesso, e il meccanismo, credo, perverso che ne deriva. Grazie. Allora, provo a dare... Okay. Sì, no. Ci rispondiamo a queste prime tre così. No, vorrei provare a costruire un discorso, ma evidentemente è un po' complicato. Ripetere il titolo del libro. Sì, perché forse qualcuno si è collegato dopo. Sì. Ma dunque, come spiego nel mio libro Anschluss, i meccanismi, veniamo su questo che mi sembra che unifichi alcune delle domande, il meccanismo valutario è un meccanismo estremamente potente che condiziona, come ho provato a argomentare anche prima, i rapporti di forza, perché è evidente che appunto ci sono i vincoli di cui parlavo prima, cioè tu hai un'area valutaria che avrebbe dovuto, perché questo è il punto, no? Dal punto di vista economico cosa ci hanno detto? Ci hanno detto che era una cosa buona e giusta per due motivi. Uno era politico, attenzione, come nel caso di Gold, perché così poi facciamo gli Stati Uniti e l'Europa.
Io non ho votato mai nessun referendum a favore degli Stati Uniti d'Europa, e nella mia Costituzione gli Stati Uniti d'Europa non ci sono. La Costituzione l'hanno iniziata a cambiare e purtroppo hanno introdotto nella Costituzione un corpo estraneo che è molto grave. Io ho parlato con persone recentemente dell'Inca CGL, mi hanno detto guarda che la questione dell'articolo 81 è gravissima, perché alcuni diritti che sono esigibili in base alla Costituzione oggi ti dicono non lo sono più, perché nella stessa Costituzione c'è il pareggio di bilancio e prevale quello. Per cui sicuramente bisognerà cambiare questo articolo della Costituzione, che è un corpo estraneo nel dettato costituzionale, perché attenzione, la prendo un po' larga ma è utile per tenere un po' tutto dentro. Qual è il problema? Il problema è della compatibilità della Costituzione italiana con gli attuali trattati europei. Dal mio punto di vista, da un'analisi, e l'hanno fatta anche in segni costituzionalisti per la verità, della Costituzione, la Costituzione italiana è incompatibile con gli attuali trattati dell'Unione Europea. Come sapete, è giudicata compatibile perché la seconda parte dell'articolo 11 dice che l'Italia si impegna in trattati internazionali, già questo fu usato già per la NATO, no? Negli anni 40-50, che promuovono la pace, per cui c'è una clausoletta per cui dice tu puoi fare dei trattati, però attenzione, perché se io per dire che un trattato rispetta la Costituzione non basta che un governo l'abbia stipulato, deve rispettare i 12 articoli primi, quelli dei diritti fondamentali. Il problema è che nella Costituzione, nella cosiddetta Costituzione europea, che poi è diventata un trattato, perché quando hanno provato a sottoporla ai referendum ne hanno fatti due e li hanno persi tutti e due, in Francia e in Olanda, e allora hanno detto ma forse è meglio, ci diamo una calmata. Lì dentro i diritti al lavoro, alla salute, tutti i diritti della Costituzione italiana non ci sono. Ce n'è uno che è considerato prevalente su tutti gli altri. E guardate che è così, cioè se uno legge il dispositivo dei trattati, questo è, ed è la stabilità dei prezzi. Visto che nella teoria economica, in particolare liberista, la stabilità dei prezzi va contro la piena occupazione, cioè si dice la stabilità dei prezzi deve essere superiore anche al principio di piena occupazione, io automaticamente ti dico che ti devi tenere la disoccupazione, purché appunto sia garantita al fine di garantire la stabilità dei prezzi. Peraltro la stabilità dei prezzi nella prassi concreta l'hanno mantenuta quando c'era un pochino di inflazione, e non sono stati capaci di mantenerla quando stiamo come adesso, si è creato un processo per cui si va in deflazione. Per cui anche da quel punto di vista lì, i famosi compiti a casa che Draghi ha dato a tutti i governi d'Europa, i governi reprobi diciamo, lui non li ha fatti ancora, perché doveva mantenere al 2% secondo lo statuto della BCE, appena sotto il 2% l'inflazione, e non ce l'ha fatta, stiamo a zero e probabilmente stiamo già in deflazione in questo paese. Allora questo è molto importante, il discorso per cui ringrazio per la domanda, perché noi dovremmo avere la capacità di tornare mentalmente, io quello che dico sempre che dovremmo recuperare una sovranità psicologica. Il che significa non siamo dei cialtroni, non siamo secondi a qualcun altro, abbiamo dei problemi che questo assetto europeo non ci ha assolutamente aiutato a risolverlo, anzi li ha aggravati, e avevamo una divergenza, e arrivo al punto, rispetto una differenza economica rispetto ad alcuni altri paesi dell'Europa che l'Unione Monetaria ha aggravato. E vengo al punto, perché il secondo motivo, dopo quello politico, per cui ci hanno detto che era utile l'euro, è perché ci sarebbe stata una convergenza tra le economie. Gran parte degli economisti già allora dicevano state sognando, perché non è così che funziona, però così è stato venduto, anche perché se no, scusate, qualcuno di noi sarebbe stato mai favorevole all'euro, a parte che io non ho mai votato per l'euro, ma comunque, diciamo, purtroppo ciascuno di noi ha votato per partiti che l'hanno approvato in Parlamento. Ma
La verità è che questa situazione sta creando una divergenza tra le economie. Ed è questo, secondo me, la vera mina sullo stesso, come dire, sulla stessa tenuta dell'euro. Dal mio punto di vista, il quantitative easing, vengo alla domanda, non è una soluzione del problema, semplicemente si limita a iniettare liquidità nell'economia, confidando, o meglio, nella finanza, nel sistema finanziario, confidando che arrivi poi all'economia reale. In passato l'hanno già fatto, tra 2011 e 2012 non ha funzionato, perché i soldi le banche se li sono tenuti. Quest'altra volta compreranno dei titoli di Stato, ma dal mio punto di vista, ve lo dico esplicitamente, questo è negativo, perché è una droga. Cioè in questo momento, qual è il problema? Qui dietro, scusate, poi si parla sempre di tecnica, dietro c'è la politica. Qual è l'elemento politico di fondo di questo? Che l'unica cosa che oggi un fautore dell'euro può esibire come trofeo, in Italia in particolare, è che i rendimenti dei titoli di Stato sono bassi, per cui si pagano pochi interessi sui titoli di Stato. Perché tutto il resto è un disastro, ma tutto. E allora capite che è fondamentale che restino bassi questi interessi. Perché tu puoi dire qualunque altra cosa li farebbe salire e dunque avresti un problema in più. Ma questa roba non funziona nel lungo periodo, perché gli interessi esprimono l'economia sottostante. Se io vado a ramengo, poi di colpo succederà che i mercati si svegliano, se ne accorgono, magari quando la droga finisce, perché poi non è che la puoi continuare nei secoli dei secoli questa iniezione di liquidità. E da un giorno all'altro ti trovi completamente deindustrializzato e in più c'hai anche quel problema lì, che a quel punto è più grave, perché l'unica cosa che cancella il debito è la crescita economica. È un rapporto, il famoso rapporto debito-PIL, no? Per quale motivo Monti ci ha lasciato in eredità, ho visto che sciolta Civica si è disgregato, ci ha lasciato in eredità un 10% di debito in più? Perché ha fatto delle manovre tali, come qualcuno aveva previsto, devo dire anch'io, che hanno fatto crollare il prodotto interno lordo più di quanto sono intervenuti sul debito, e dunque il rapporto è peggiorato, e ci ha lasciato in eredità quei 10-15 punti di debito in più di prima, che saranno un problema, ovviamente. Allora tu devi riavviare un percorso di sviluppo. Da questo punto di vista, nell'attuale configurazione, secondo me l'unico modo è, come dire, sciogliere l'assetto monetario europeo, cioè arrivare a un accordo, arrivare a una soluzione che comporti lo smantellamento controllato, se possibile, coordinato della moneta unica. Io non vedo sinceramente altre possibilità, ma guardate, è una cosa che dico con un certo dispiacere, perché un paio d'anni fa la pensavo in maniera diversa. Purtroppo i fatti mi hanno convinto, credo i fatti, che non c'è una via d'uscita. Noi non possiamo continuare come fa in Italia una parte consistente del mondo politico a dire questa roba non va e quindi ci vuole più Europa. Ma perché? Oppure questa roba non va, dobbiamo avere più Europa, però diversa. Ho capito, ma se nel concreto i trattati prevedono certe cose, cioè la politica mercantilista tedesca, guardate, è una politica che è stata fortemente lesiva degli interessi nazionali, e ci sono anche quelli, non è, di altri paesi europei, ma era in linea con i trattati, perché i trattati sono configurati in maniera tale che la concorrenza tra i paesi possa avvenire soltanto in ambito fiscale, meno tasse alle imprese, il che significa, anche se nessuno lo dice mai, più tasse ai cittadini, 100 deve essere, no? il risultato, e come dire, corsa al ribasso per quanto riguarda i diritti del lavoro e i salari. Quelli sono i due strumenti per competere, attenzione, non per cooperare, per competere all'interno di questa Europa. Allora, rispetto a questa roba qua, cioè questo è, come dire, violentemente contrario allo spirito e anche alla lettera della nostra Costituzione, ed è violentemente contrario anche oggi, in questa situazione, agli interessi nazionali e agli interessi di chi lavora in questo paese. Questo, ecco, allora,
Questo si lega anche in qualche modo a quello che sta succedendo in Grecia. Cosa sta succedendo? Allora, intanto io lo dico subito, essendo una persona che crede che la democrazia abbia un senso al di là della parola, trovo vergognoso che i governanti di un altro Stato europeo dicano a un signore: l'unica strada per te è rinnegare le tue promesse elettorali. No? È una cosa che ha un effetto, che ha avuto un effetto, come immaginavo, contrario allo sperato, e il sondaggio di ieri, Tsipras ha preso quanto, il 38% dei voti. Il sondaggio di ieri dice che il 72% dei greci approva il suo operato ed è contrario ai ricatti dell'Unione Europea. Incluso Draghi, che da noi qualcuno continua a considerare il poliziotto buono o addirittura quello che, un benefattore che ci risolve i problemi. Draghi è il signore che ha deciso di ricattare i greci dicendo: io non accetto più il vostro collaterale, cioè i vostri titoli di Stato, come collaterale in garanzia per finanziare le vostre banche, il che significa che le vostre banche vanno a secco. Okay. Io non so, perché poi non ho la sfera di cristallo, può essere che queste siano mosse negoziali, che ci sia un punto di incontro. Me lo auguro entro certi limiti, poi bisogna vedere dov'è il punto d'incontro, perché potrebbe non essere augurabile quel risultato. Penso che Tsipras abbia molto chiara una cosa, che il PASOK era un partito che aveva poco meno del 40% dei voti e all'ultima elezione ha preso il 4%. Tutto perché ha deciso di piegarsi completamente ai voleri europei e non ha avuto l'orgoglio, diciamo, che è molto importante. Queste cose, e che dovremmo avere di più anche noi, ve lo dico sinceramente, di ribellarsi a delle cose che sono palesemente ingiuste e controproducenti. Qual è la via d'uscita? Secondo me la via d'uscita, guardate, è quello che dicevo prima, la via d'uscita non può essere soltanto la fine dell'austerity, perché se domani Tsipras finisce di fare austerity, e il suo programma è quello, no? Di rilanciare la domanda interna, cioè, nella situazione attuale, se non c'è una cooperazione del resto dell'Europa, leggi Germania e altri paesi, ricomincia a alimentare debito estero. Comincia a comprare merci tedesche. Comincia, quei soldi in più ai lavoratori servono per comprare merci tedesche. Forse non tutti lo faranno, perché magari sono un po' disgustati da quello che è successo. Appunto, si può anche non comprare. Sì, però attenzione, per merci estere, sì. questo vale però con un importante precisazione, che dipende dal tuo livello di deindustrializzazione. Perché tu devi avere della capacità sostitutiva all'interno, no? Questo, cioè, le svalutazioni a cosa servivano? Servivano a quello, che aiutava i produttori interni. Se non ce ne hai più, può essere un problema, ovviamente, o se ce ne hai sempre di meno. Però questo significa una cosa, questo però, attenzione, significa una cosa molto chiara, cioè che non si può perdere tempo. No? Allora le piccole e medie industrie sono state fatte fallire con un principio, le nostre italiane, cioè, ma anche buone, ottime. Guardi, io penso che io dico sempre questa cosa qua, probabilmente sono stati fatti molti errori in Europa in questi anni, però io un errore che paga qualcun altro non lo chiamo errore di solito, cioè non, è una cosa diversa. È una furbata. No? Può essere una furbata, diciamo, sei un po' meno attento quando le politiche sbagliate, tu ne fai diverse, perché guardate, anche il famoso mito della Germania che ha fatto l'austerity prima degli altri, è una panzana pazzesca. Tra 2008 e 2009 la Germania ha dato incentivi alle imprese, per 70 miliardi di euro e finanziamenti a fondo perduto alle banche per 256 miliardi di euro. Esattamente quello che poi è stato impedito di fare ad altri paesi. E allora, ripeto, un errore a casa d'altri, non so, se siamo generosi possiamo dire che è un errore perché vedi meno bene quello che succede da un'altra parte, ma io sarei un po' meno benevolo. Però ecco, il punto qual è? Secondo me, nella logica stessa delle cose, Tsipras sarà spinto a mettere in discussione l'unione monetaria, cioè l'appartenenza all'unione monetaria. Guarda, per la Grecia è un problema maggiore che per noi, una cosa del genere, perché non ha un export molto forte, insomma, non è ovvio. Quello che dovrà fare, probabilmente, qui interviene anche l'elemento geopolitico, è trovare alleati fuori. In realtà i soldi di cui avrebbe bisogno adesso non sono tanta roba, sono 10 miliardi.
li può trovare in Russia, li può trovare in Cina. Obama è un po' guardingo, però anche lui dice che in Europa sono un po', hanno un po' di problemi ultimamente. Possiamo, no? Prendere una... Sì, 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 andiamo alla domanda successiva. Dunque, lei ha detto una frase che mi ha colpito quando ha detto che l'assunzione della moneta è l'assunzione di un modello, quindi è un modello economico, quindi anche un modello sociale. No? Sì. Allora, quando la Germania Est, così come Ovest, come lei ha delineato, ha assorbito la DDR, è stato un vero e proprio, una vera e propria appropriazione, cioè liberamente c'era la condizione dell'economia più forte e comunque della politica e di una certa visione del mondo occidentale che si impadroniva di un mondo comunista ormai morto. A me sembra che l'atteggiamento psicologico, che conta molto in questi casi, dei paesi europei che si sono uniti in questa Europa economica sia stato invece l'atteggiamento di coloro che pensavano di sedersi a un tavolo avendo tutti la stessa forza, la stessa dignità, no? A fra pari. Ecco, io ricordo una cosa che ripeto sempre, ragazzina, i grandi politici italiani, sicuramente espressioni dell'intelligenza italiana, e mi riferisco a Spadolini, parlavano dell'Europa come ricostruiremo il Sacro Romano Impero, l'Europa carolingia. Io che ero una ragazzina non fresca di studi di più, sapevo benissimo, perché lo stavo studiando, che l'Europa carolingia significa asse franco-tedesco, dove l'Italia viene semplicemente utilizzata come terra di conquista e di sfruttamento, e lo doveva sapere pure Spadolini. Allora, Craxi lo sapeva, ma Craxi lo sapeva, è venuto dopo. Craxi può essere anche il braccio armato. Io me la piglio con l'intelligenza, perché se la Germania dell'Ovest ha dovuto distruggere l'elite intellettuale tedesca, ecco, quello è un pericolo che noi non corriamo, ok? Perché l'intelligenza italiana non esiste. Allora, fatti salvi i presenti, naturalmente. Allora, e continuiamo. Allora mi chiedo, in questa visione dell'Europa, la Francia, perché qui stiamo parlando di asse franco-tedesco, la Francia come si pone e in quale situazione è rispetto a una Germania che parte per essere egemone? Questa è la prima domanda. La seconda, l'Europa chiaramente come Europa Unita, anche se non esiste come Stati Uniti d'Europa, ma esiste come entità economica, a questo punto si raffronta e si confronta con il mondo. Noi sappiamo benissimo che esistono 147 multinazionali che hanno in mano l'economia mondiale, con nomi e cognomi che io posso non sapere, posso non ricordare, ma che sicuramente sono conosciuti e, come diceva Falcone, sono cose umane che come si creano così si possono distruggere. Allora, rispetto all'economia mondiale, perché di questo stiamo parlando, all'interno dell'Europa può vincere la Germania, può morire l'Europa, può morire l'Italia e può venire su anche la Francia. Ma noi siamo in condizioni oggi di subire un contraccolpo economico? Ecco, adesso però si diceva possono subentrare altre economie come la Cina, ma può subentrare anche credo, i paesi arabi, no? Ecco, in quale equilibrio ci troveremo eventualmente? Ci stanno i paesi arabi. Andiamo... Io mi collego a una domanda e mi collego alla signora. Alcuni relatori, alcuni studiosi affermano che all'epoca della Francia di Mitterrand e all'epoca della Germania del cancelliere Kohl, oggetto di un loro incontro fu proprio l'Italia, e visto che l'Italia doveva rimanere un paese dagli alti consumi e dal basso profilo produttivo. Ora, io so che è vero che in questo momento c'è un'Italia sofferente, ma c'è anche un'Italia che non ci viene mai mostrata dai mezzi di comunicazione in generale, dai mezzi di informazione, che è l'Italia vincente, che è l'Italia dell'export, che è del made in Italy, che non temiamo ancora la concorrenza dei cosiddetti paesi BRICS, no? Emergenti, perché non riescono a imitare la qualità dei nostri prodotti, e ci sono alcuni comparti, non solo quelli tradizionali che noi conosciamo, il design, la moda, ma anche la meccanica, dove stiamo emergendo e stiamo mettendo in crisi anche la supercompetitiva Germania.
Quindi mi domando, c'è anche un discorso che va un po' oltre, cioè di tenere all'oscuro, cioè di far capire che l'Italia, come diceva la signora, deve apparire sempre come il fanalino di coda dell'Europa, quando ci sono dati che non lo confermano, perché sotto abbiamo dei primati che la Francia non ha, che la Germania non ha, e allora perché siamo sempre questo fanalino di coda? Sì, io volevo partire da quello che diceva lei poc'anzi, dal fatto di creare una situazione generale di pressione psicologica su un popolo che in quel momento è in difficoltà, al fine di che questo si consegni. Allora, questo è successo, abbiamo detto, con la Germania Est. Allora hanno usato molte armi, ma anche una che forse mi è sfuggita, è stata citata, è il fatto della corruzione. Cioè, noi abbiamo visto che in questi paesi dell'est, nel momento in cui i regimi sono caduti, più o meno tutti i dittatori o leader sono stati accusati di corruzione, e la Germania Est non è affatto un'eccezione, perché ci ricordiamo che Honecker fu costretto, mi sembra, addirittura alla fuga, non parliamo di Ceausescu, eccetera. Ora, questa potrebbe essere la ragione per cui poi i tedeschi dell'Ovest, nel momento in cui hanno, tra virgolette, invaso la Germania Est, non hanno trovato, credo, praticamente nessuna opposizione politica, ovvero la classe dirigente, prima ancora che fossero occupate le università, eccetera, e quella una fase successiva, era già stata, tra virgolette, distrutta sul piano dell'immagine, perché la corruzione, e ci hanno trasmesso un'idea di paesi dell'Est in cui la corruzione dilagava più o meno a tutti i livelli, e vorrei sapere se questo corrisponde alla realtà. Effettivamente è così come ce l'hanno descritto, cioè dei paesi da rifare. Primo. Secondo, poi l'Italia è un paese con un grande problema di corruzione, per cui da questo punto di vista noi somiglieremmo all'immagine che ci è stata trasmessa dei paesi dell'est, ovvero dei paesi pervasi completamente dalla corruzione. Ok? Ora, questa corruzione anche in Italia, quanto incide sulle difficoltà che stiamo avendo, e quanto ci rende ricattabili da Germania e Francia? Oltretutto, voglio dire, questa corruzione è davvero così pervasiva nella società civile, o è soltanto nella pubblica amministrazione, nella politica, nella classe dirigente, che poi usa dire che anche il popolo italiano è proprio genericamente quasi corruttore e corruttibile, per cui si crea un alibi per poi perseguire lo stesso fine che è stato attuato in Germania, nella Germania. Concludo questo intervento dicendo una cosa: la corruzione effettivamente ci sta creando dei problemi. Se voi, qualcuno di voi sicuramente avrà seguito la vicenda di WikiLeaks, di Assange, eccetera, eccetera. Sì. Allora, io non ho potuto verificare questa informazione, però è stata riportata da tutti i giornali. Praticamente sono state intercettate delle trasmissioni tra le ambasciate americane e inglesi, in cui questi dicevano chiaro e tondo, senza mezzi termini, proprio apertis verbis, che manager o francesi o di un'altra parte dell'Europa stavano corrompendo i nostri manager per acquisire le nostre industrie a prezzi stracciati, a valori che sono assurdi, e noi in questa maniera abbiamo perso quasi tutta la filiera del tessile, che apparteneva direi proprio per intero. Noi in Italia avevamo tutta la filiera del tessile, che era un patrimonio incredibile, e che adesso abbiamo distrutto, secondo me, oltretutto bruciando i ponti con la nostra economia del passato, che era comunque un'economia che ci ha reso quello che siamo, cioè un popolo, un paese dove, a macchia di leopardo se vogliamo, a diverse velocità, però un minimo di benessere era stato creato. Secondo Raudo, che è un massimo, Europa, unità d'Europa, in realtà non c'è, non esiste, forse non è mai esistito. Abbiamo cominciato con la politica monetaria, no? Che è una cosa fortissima. Io ho studiato all'università anche politica economica, e che cosa mi ricordo che si diceva? La politica economica dispone di una serie di strumenti, la politica monetaria è uno degli strumenti, ma non è il solo. Poi c'è la politica fiscale, ma il presupposto di tutto questo che cos'è? Che se utilizzo la politica monetaria, no? Se in ambito europeo, a me, diciamo che sia un tedesco, non può essere totalmente
indifferente. E non so che mi succeda un problema sociale in Sicilia, in Grecia, non posso dire me ne fotto.